Il legame fra le malattie cardiovascolari e le malattie renali è diventato sempre più stretto nel corso di questi anni, anche perché la consapevolezza ormai è chiara che i fattori di rischio sono comuni, quindi combattere contro un fattore di rischio per una malattia renale è equivalente a combattere contro un fattore di rischio per una malattia cardiovascolare. I due fattori più importanti sono sostanzialmente l'ipertensione e il diabete. È di lì che abbiamo una gran parte di danno, responsabilità di danno renale e di danno cardiovascolare. E quindi uno degli elementi più importanti è proprio la prevenzione di questi fattori e un attento riconoscimento di questi elementi nella loro fase iniziale. Per quanto riguarda i segni, gli elementi più precoci, purtroppo sono molto pochi, specie nel caso delle malattie renali. E molto spesso arriviamo in condizioni più avanzate senza che ci sia stato prima alcun elemento di segno. Quindi è più opportuno avere la buona pratica di eseguire periodicamente alcuni controlli delle urine. Questi controlli sono anche molto semplici perché non è più identificato il danno renale soltanto sulla presenza di un'alterazione della creatinina, ma è importante anche rilevare in fase iniziale una presenza di proteine nelle urine. Queste proteine o questo danno deve essere confermato nel seguito. E poi, diciamo, questo è un buon indirizzo per eseguire un attento controllo preventivo di quelli che avevamo detto i fattori di rischio.